Vuoi informarti, formarti e orientarti nel caos contemporaneo? Ascolta radionomalibera.org, la prima emittente di podcast cattolici in Italia. Per saperne di più visita il sito www.radionomalibera.org. Cari amici, l'Italia si avvia ad avere un nuovo governo presieduto dallo stesso premier del precedente governo, Giuseppe Conte, che si presenta agli italiani come un uomo in discontinuità con se stesso. La mancanza di coerenza e di logica sono ormai la regola della politica come della vita quotidiana di tanti italiani. È impressionante vedere un video risalente allo scorso febbraio in cui il segretario del PD Nicola Zingaretti ribadisce in maniera categorica che mai e poi mai favorirà un accordo del suo partito con i 5 Stelle. Sono passati solo 6 mesi e la capriola è in atto. Siamo governati, dirà qualcuno, da buffoni e saltimbanchi. Io per parte mia mi limito a 2 considerazioni. La prima è questa: il governo dello scorso anno, Lega 5 Stelle, è stato un governo ibrido imposto dalla impossibilità di trovare una maggioranza di governo alternativa in Parlamento. Che cosa poteva unire forze così diverse come la Lega e i 5 Stelle? Il collante era uno solo: il rifiuto delle cosiddette élite, termine che trovo improprio, direi meglio il rifiuto dell'establishment, il rifiuto della ideologia europeista e mondialista in nome di una visione nazionalpopulista della politica. Un governo di cambiamento nato contro il sistema politico e finanziario che taglieggia le famiglie e le imprese. Oggi Giuseppe Conte si appresta a formare un governo in cui i 5 Stelle si alleano con il Partito Democratico, che è invece il partito per eccellenza dell'establishment, il partito del potere e del privilegio. E l'avvocato dei cittadini è diventato l'avvocato delle lobby e dei poteri forti. Quello che si sta formando è un governo ibrido come il precedente, ma che rinuncia alla difesa delle libertà e degli interessi nazionali a vantaggio dell'Europa di Merkel e Macron. Quale sarà allora il nuovo collante? Se nel governo precedente ciò che univa forze diverse come Lega 5 Stelle sembrava essere il rifiuto dell'establishment, ciò che unisce oggi 5 Stelle e Partito Democratico è la piattaforma indicata dalla senatrice Monica Cirinna su Facebook, l'avanzata dei cosiddetti diritti e in particolare una legge contro l'omotransfobia, cioè contro la libertà di espressione dei cattolici, leggi a favore dell'eutanasia, della legalizzazione delle droghe, dei diritti LGBT e delle adozioni gay. Adesso, scrive la Cirinna, abbiamo di fronte una pagina bianca e un nuovo percorso da avviare. Per noi è una pagina nera, un percorso sponsorizzato dai circoli mondialisti e purtroppo benedetto persino dal Vaticano. La sfida è lanciata. Sappiamo contro chi dobbiamo combattere e su quale terreno. Vuoi informarti, formarti e orientarti nel caos contemporaneo? Ascolta radionomalibera.org, la prima emittente di podcast cattolici in Italia. Per saperne di più visita il sito www.radionomalibera.org.